Il Francavilla, 4-4, con una gara accorta sul piano tattico, chiude l'anno con un bel successo per 3-1. Gli uomini di Melotti soffrono quando c'è da soffrire, si difendono quando c'è da difendere e nel finale della partita affondano i colpi al cospetto di un Pianello ormai a secco di energie. Nel primo tempo però gli uomini di Liberale non demeritano. Dei problemi tecnici non ci permettono di offrirvi le prime due marcature. Dopo appena 2 minuti Di Pentima centra la traversa ed una carambola finisce per penalizzare la difesa ospite. Il Francavilla reagisce immediatamente e perviene al pari all'ottavo con Dell'Olio che raccoglie un pallone in area ed infila Di Quinzio con un colpo da biliardo, 1-1. Nel giro di 2 minuti il Francavilla avvicina il pareggio. 20esimo, conclusione di Centanni deviata da De Quinzio e dal 21esimo sul corner successivo Di Camillo schiaccia di testa fuori. Il Pianella è invece trascinato in avanti da Finarelli. L'occasione più nitida arriva al 24esimo. Traversone di Tonto Donati, conclusione al volo di Corti fuori bersaglio. Il Francavilla è ordinato, nella seconda parte del primo tempo non concede opportunità al Pianella. Nella ripresa gli ospiti controllano agevolmente un Pianella con le pile a terra, poi nel finale matura il successo. Bruni taglia il campo con un traversone, Valbonesi gira di testa in rete, 1-2. A 2 minuti dallo scadere l'attaccante elude Fulco con un controllo volante e firma così la sua doppietta per il 3-1 finale. Negli spogliatoi la gioia sportiva di mister Melotti e l'analisi serena di Settimio Liberale.